Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone, più tardi viene Gaia e questo è il van che stiamo restaurando. Ci eravamo lasciati nell'ultimo video, dopo che avevo passato il convertitore sotto il van. Vi faccio vedere. Questo è il risultato, è tutto completamente nero. Quindi, cosa vado a fare oggi? Oggi passo al lato del passeggero. Il discorso che ho fatto su questo pianale, ricordate? Se non vi ricordate, andate a vedere i video precedenti. Lo vado a fare anche qui, da questa parte. Questo è più rovinato dell'altra parte. Anche qui il buchetto qui è più piccolo, però ce n'è un altro qui, uno qui. Qui è molto consumato, vicino allo sterzo. Quindi c'è da lavorare abbastanza. Per questa parte avevamo comprato questo pezzo in modo da andarlo a sostituire completamente. Nella parte del passeggero questo scalino l'avevo rifatto completamente con la lamiera e invece qui abbiamo comprato il bel pezzo bello che è pronto per quello che costava intorno ai 18 euro, 20 euro. Si fa prima a comprare questo, non che a rifarlo con la lamiera. Abbiamo risparmiato così qualche ora di lavoro e mi metto a montarlo subito. Più tardi verrà Gaia e mi aiuterà con i montanti, sia questo che questo del lato passeggero. Andiamo a togliere il primo strato, così Gaia può smerigliare tutto. Passiamo il convertitore e rifacciamo lo scatolato in modo da poter rimettere questo pezzo che abbiamo comprato nuovo, perché questo scatolato qua, come si può vedere, è completamente rovinato. Questa è la parte sopra, quella esterna, quindi andiamo a rifare sia questo che questo sotto. Intanto passo al lato del guidatore. Allora, prendo le misure. Questo è quello che c'è dentro. Qui si vede la protezione per gli scatolati, stava andando via, la ruggine la stava togliendo. Pulisco, finisco di togliere questo pezzo e lo rimettiamo nuovo. Qui, come si vede, c'era il buco, lo scolo che era tappato e questa è la conseguenza. Questi sono due gommini che servono per fare il trattamento alla cera per gli scatolati. Si levano questi gommini, si entra con la sondina, quella della pistola, e si spruzza prima il convertitore e poi la cera per gli scatolati e sicuramente non succede questa cosa. E un'altra cosa da tenere a mente: tutti i buchi di scolo di tutti gli scatolati devono essere sempre liberi, altrimenti ristagna l'umidità. E questo è quello che succede. Pensavo fosse più semplice la situazione, invece questa lamiera è molto compromessa, come si può vedere qui, e anche questa parte sopra, come l'altra, la devo rimettere praticamente tutta. Vediamo che esce. Allora, sono arrivato a una conclusione: invece di ricostruire questo pezzo, l'ho ricomprato 18 euro, quindi senza che perdo tempo, tutta questa parte interna. Quindi ho la parte interna ricomprata, aspetto che arriva. Nel frattempo vado avanti e mentre stavo comprando i pezzi è arrivato un ospite. Non sarà un ospite. Siccome il, siamo, siccome ci, do, no,
Siccome è arrivata Gaia, vado a tagliare questi che vi avevo anticipato prima, così Gaia può, Utilizzare il suo attrezzo preferito. che è il frullino con la spazzola. Quindi. Bello, Questo pezzo lo andiamo a tagliare e rifare completamente. Questo è il pilastro del lato passeggero. Parte interna è arrugginito, ma non, cioè, ruggine superficiale. Quindi la andiamo a smerigliare e ricostruiamo la parte qua e poi saldiamo quella esterna comprata. Passata fatta, vi faccio vedere. Allora, ecco qui il risultato dopo la prima passata di smerigliatrice. Ovviamente i punti un po' più impervi, in particolare qui dentro, devo fare a mano perché non riuscivo con la smerigliatrice più grande. E per fare i bordi invece mi sono aiutata con smerigliatrice assiale. Soltanto che adesso devo fermarmi un secondo perché è bollente. Credo che stia per esplodere. Adesso devo fermarmi un secondo perché è bollente e credo che stia per esplodere. Vado con la spazzola a mano a raggiungere i punti più impervi dove non ero arrivata prima. Questo bordino qui, dove ho messo a fuoco, non lo sto andando a pulire troppo bene perché andrà tolto. Infatti anche quest'altro è sollevato. E qui andremo a tagliare questa situazione originale. Adesso, insomma, bel lavoretto. No, ma comprateli gli attrezzi a batteria. Sono comodi, versatili, puoi portarli dove vuoi. Sono leggeri, ci lavori dappertutto, ma poi quando una batteria si rompe e la seconda è scarica, a piedi. Questa si chiama pausa batteria. Pausa La pausa forzata. forzata. Allora, Gaia ha dato una bella smerigliata e ci vado a passare il convertitore con la pistola e il tubo per gli scatolati in modo da andare in profondità. Ho spruzzato il convertitore, già sta cominciando a scurirsi. Poi, vedendo qui il buco dove va messa la pistola per gli scatolati, ma è pieno di ruggine. E siccome questo scatolato finisce qui giù, ci sono un 10 centimetri di questi pezzetti. Allora, con la punta per il ferro, voglio bucare qui. Per far uscire tutte quelle schifezze. È stata un'ottima idea.
Allora, dopo questo grande risultato, guardate quanta ruggine è uscita, farò questo buco anche agli altri scatolati. Come avete visto, dentro quei due scatolati, questi due anteriori, c'era tanta ruggine. Da dove vengono tutti quei pezzi? Vengono da qui dentro, ma non da questo esterno, ma dallo scatolato interno, da questo che praticamente abbiamo sistemato oggi. Quindi tutti quei pezzi arrivano o da questa parte alta, da questa zona qui, o da questa. Se avete un LT anche voi, io vi consiglio di fare il buchetto e di controllare, perché molte volte la ruggine non si vede, e da lì sotto, siccome quel pezzo lì raccoglie tutti i pezzetti di ruggine che vengono dalle parti superiori, io un'occhiata ce la darei. Che ne pensate? Male che va, arieggiate un po' di più lo scatolato. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per seguire i lavori che stiamo facendo. Vi ricordo che i nostri video escono puntualmente il giovedì alle 18 e la domenica 30. Alle 2.30, alle 14.30 e ci vediamo al prossimo video. Ciao!